Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 30 maggio 2012 e sono ora le 11 precise. Guardate un po' che trasmissione che io dedico a voi, cari amici, oggi. Il momento giusto per nascere. Il momento giusto per nascere. E vi ricordate che qualche giorno fa ho fatto per voi, solo per voi, esclusivamente per voi, la trasmissione celeberrima intitolata YouTube fa le pulizie. YouTube fa le pulizie. È di qualche giorno fa, cari amici, e non dovete fare tanta fatica per trovarla quella trasmissione. Il momento giusto. YouTube fa le pulizie. YouTube fa le pulizie. Per fare quel video. E ho dovuto tirar fuori della documentazione, capisci? Capite? E ve l'ho mostrata la documentazione. Poi, dopo, riguardandola, la documentazione che conservo, sono cari ricordi, e ho trovato una mia home page di allora, di quando avevamo la veste priorità primitiva che ci aveva dato YouTube, la veste primitiva, va bene? Ho trovato una home page, cari amici, del 27 marzo 2010. 27 marzo 2010, di tanto tempo fa. Ma forse è anche precedente. Forse è anche precedente. Un caro ricordo, me lo conservo con tanto amore questo ricordo. Vedete com'erano le home page? Sulle home page che erano sin troppo visibili. Nascevano tante polemiche. E vedete che cosa mi ritrovo qua? Voi lo conoscete tutti questo signore qua. Dastan 666. È un caro amico, è un simpatico ragazzo. E sentite che cosa mi scriveva. Mi scriveva Dastan 666. Allora, ma anche 4 anni fa. Perché io ho soltanto la data qua di quando ho fatto la fotocopia, capito, di questa pagina, vabbè, comunque 27 marzo 2010, ma credo che sia precedente. Da Stan 666, un simpatico giovanotto che ha propensioni artistiche, cioè a fare l'artista, d'accordo? Beh, mi scriveva così: salve signor professor Massoni, sono un giovane in attesa di occupazione, in attesa che il governo crei nuovi posti di lavoro. Potrebbe aiutarmi promuovendo il mio canale e farmi così ottenere i 2 o 3 euro mensili che la tanta agognata e sudata partnership con YouTube concede? La prego, mi aiuti. Purtroppo oggi non è come ai suoi tempi, cioè come ai miei tempi, quando anche lo scemo del villaggio riusciva a conquistare prestigiosi posti di lavoro come l'impiegato comunale e il preside di liceo. Al giorno d'oggi siamo disoccupati e sfruttati se lavoratori. Bello, che bello. Dice che in pratica ai miei tempi, io sono nato il 7 febbraio 1940, no? E quindi sarei nato in un periodo buono. Quelli della mia generazione, pur se erano i scemi del villaggio, potevano diventare anche presidi di liceo. Simpatico da Stan. Ho visitato recentemente il suo canale. E ha detto, ma dice che sono rimasto deluso da YouTube. Caro Dastan, non ci si deve arrendere subito. Lascia tempio al tempio. Allora dice, bello qua, mi aiuti. Purtroppo oggi non è come ai suoi tempi, quando anche lo scemo del villaggio riusciva a conquistare prestigiosi posti di lavoro come l'impiegato comunale, il preside di liceo, dice, al giorno d'oggi siamo disoccupati e sfruttati se lavoratori. Allora,
da Stan 6-6 e ritiene di essere nato in un momento sbagliato. Ecco qua il titolo della trasmissione, il momento giusto per nascere. Allora, dico all'amico da Stan 6-6, a tutti voi che mi seguite, cari amici, che non c'è dato a noi di scegliere il momento giusto per nascere. A parte il fatto che noi non abbiamo la possibilità di scegliere se nascere o non nascere, ma ovviamente non abbiamo neanche la possibilità di scegliere il momento giusto per nascere. E da Stan 6-6 ritiene che questa generazione, cioè la sua generazione, sia nata in un momento sbagliato. E io in tanti video ho fatto presente che ogni generazione, da che fondo è fondo, ritiene sempre di essere la generazione più sfortunata di questo fondo. E ogni generazione, da che fondo è fondo, ritiene di essere nata in un momento sbagliato. Capito? C'era la Beat Generation, la gioventù bruciata, pure quella riteneva di essere nata in un momento sbagliato. E c'era anche la generazione del 68, quelli che fecero il casino, eppure quelli ritenevano di essere nati in un momento sbagliato. E adesso ci sono i giovani d'oggi che ritengono anch'essi di essere nati in un momento sbagliato. E qua si dovrebbero mettere d'accordo con i loro genitori, l'ultima generazione dovrebbe dire ai propri genitori: ma perché, cari genitori, ci avete messo al mondo in un momento sbagliato? Perché? Non potevate fare dei calcoli e prevedere come sarebbero andate le cose? E i genitori potrebbero rispondere: noi genitori, eppure noi, nascemmo in un momento sbagliato, perché noi genitori, magari quando siamo nati, e c'era in corso la seconda guerra mondiale, c'erano i bombardamenti, eravamo bambini piccoli appena nati e per 5 anni siamo stati sotto i bombardamenti. Poi quando i bombardamenti sono cessati, in 45, 46, 47, mangiavamo pane e cicoria. Poi chi di noi voleva studiare? Siccome l'Italia era ancora poveretta, non è stato ancora il boom di cui parla il presidente Giorgio Napolitano, e per studiare all'università e dovevamo fare il lavoro, dovevamo lavorare perché i nostri genitori non c'avevano i soldi per pagare l'università. E il 90% di noi genitori che ci siamo laureati allora ha dovuto lavorare, pagava le tasse universitarie lavorando. Chi poi voleva diventare preside di liceo, quindi doveva laurearsi, magari era costretto a fare il fornaio, anzi il garzone del fornaio, di notte, studiando di giorno. E noi non siamo cresciuti, potrebbero rispondere i genitori, con pappine reali, omogeneizzati, antibiotici e via di seguito. Poi i nonni e i bisnonni potrebbero dire: e noi siamo stata una generazione molto sfortunata, perché siamo nati nel 1920, per cui nel 1940, quando il povero Duce dichiarò guerra, noi siamo andati sotto le armi. Molti di noi andarono nel deserto libico, con la volpe del deserto, El Alamein, Tobruk, e molti di noi andarono nelle ghiacciaie sovietiche assieme all'Armir, e poi molti di noi tornarono senza gambe, senza braccia, senza occhi. Accidenti, potrebbero dire i nonni dell'attuale generazione, noi sì che siamo nati in un momento sbagliato. E così chi è nato per esempio nel 1890, per cui nel 1915 ci aveva 25 anni, e fu chiamato alle armi nella prima guerra mondiale e dovette andare nelle trincee, 4 annetti di guerra nelle trincee.
e tornarono anche i mutilati tanti. Non dico, non parlo dei morti, dei forti no, i mutilati, senza un piede, senza due piedi, senza una gamba, senza due gambe, senza un braccio, senza due braccia, senza gli occhi. E quelli senza gli occhi, per esempio, che volevano fare la carriera dei presidi di liceo, non poterono fare la carriera dei presidi di liceo, perché senza gli occhi non puoi studiare, fai fatica a studiare, non puoi neanche gestire poi certe situazioni. E così, se torniamo ancora indietro, per esempio, quando in Italia ci fu venne in Italia la filossera, che è una brutta cosa, la filossera che distrusse tutti i vigneti, e nacque la canzone "Mamma, mamma, dammi 100 lire che in America voglio andare", per cui milioni di italiani dovettero andare nelle lontane Americhe. Anche quelli che andarono nelle lontane Americhe, nudi e crudi si può dire, pure quelli potrebbero dire, avranno detto: "Mamma mia, che brutto momento che ci hanno fatto nascere i nostri genitori, caro amico da Stan 66, caro". Se torniamo indietro di generazione in generazione, sino a quando nacque l'umanità, ogni nuova generazione ha sempre pensato di essere nata in un momento sbagliato. Per cui c'è il video di Serafino Massoni intitolato "Senso di colpa e patriarcato". Caro da Stan 66, se tu vai a vedere il video di Serafino Massoni intitolato "Senso di colpa e patriarcato", vedrai che improvvisamente la tua mente si illuminerà d'immenso, capito, caro amico? Poi sì, guarda, io ti dico una cosa, caro, tu potresti percorrere la stessa strada di Carmelo Bene, io lo so, sai, non mi pare che tu l'abbia mai detto, ma il tuo idolo è Carmelo Bene. Io ti dico la verità, non ci ho mai avuto tanta simpatia per Carmelo Bene, sai, tutto quel suo fare lì istrionico. Non mi è piaciuto. Io so che tanti giovani l'adorano Carmelo Bene, ma io non so che farci. A me piacciono le cose semplici, caro amico, sai, cose semplici. Stava sempre lì con quel teschio in mano, Carmelo Bene faceva l'amleto, faceva, vabbè, dai, tu vuoi fare Carmelo Bene, ma lascia perdere, caro amico, stai, resta su YouTube, divertiti su YouTube, non ti lamentare di YouTube, vedrai che con calma magari arriva anche il tuo tempo. In ogni caso, sappi che nessuna generazione è mai stata contenta del periodo in cui è nata. Mai. E la ragione profonda, sapete qual è? Che ciascuno in cuor suo pensa, senza dirlo, che dice: "Ma perché mi avete messo al mondo senza chiedermi permesso? Mi mettete al mondo senza chiedermi il permesso, poi non vi lamentate se io me lamento". Per cui ti rinvio ancora, caro amico, la stanza 6, al mio video "Senso di colpa e patriarcato", così le cose le capisci per bene, le capisci tutte per bene. Ecco, vi ho voluto parlare di un mio lontano ricordo e ho voluto fare anche un omaggio alla stanza 6, caro, non si possono bruciare le tappe, non si possono bruciare le tappe. Si deve andare avanti piano piano e si arriverà dove è possibile arrivare. E quelli che fecero la prima e la seconda guerra mondiale non arrivarono da nessuna parte, caro amico, capito? E così quelli che andarono nelle lontane Americhe, "Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare", e non erano pure quelle generazioni nate nel periodo sbagliato? Ma qual è il periodo giusto per nascere? E qual è il periodo giusto per nascere? Da Stan 66 ti rinvio alla celeberrima opera del grande Émile Cioran, intitolata "L'inconveniente di essere nato". Va bene, cari amici, grazie se mi avete auscultato, e tanti saluti da Serafino Massoni.